una farmacia al passo con i tempi che fornisce un servizio completo per il benessere della persona, occupandosi della sua estetica. Tra i diversi reparti della farmacia Bolli 1833 a Ponte Felcino di Perugia c'è quello dedicato alla dermocosmesi, con un angolo, la cabina estetica, riservato alla bellezza e al relax. Facciamo tutti i servizi che riguardano l'estetica base, manicure, pedicure, smalto semipermanente, trattamenti corpo personalizzati, quindi anticellulite, drenanti, tonificanti, massaggi personalizzati, rilassante, miofasciale, anche più tecnici come il linfodrenante, e trattamenti viso sempre personalizzati, anti-age, per pelli sensibili, per tonificazione, massaggi viso, pedicure, altri trattamenti come epilazione e diciamo che da poco abbiamo introdotto anche l'epilazione laser. Le estetiste, tutte professioniste diplomate, offrono anche consulenza e consigli per il trattamento più adatto alla persona. Tra i più apprezzati per la pulizia viso, la maschera al ferro. La maschera al ferro è un trattamento dove viene usata una maschera con ferro di origine naturale e non viene usata né spremitura né vaporizzatore come nelle classiche pulizie viso, e in più è una maschera di pulizia superficiale profonda e forte tonificazione. È adatta a tutti i tipi di pelle e a tutti i tipi di età, proprio perché ha questa peculiarità di non essere troppo invasiva, però efficace. Nella cabina estetica, aperta con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, spazio anche all'estetica oncologica con estetiste certificate APEO, Associazione Professionale di Estetica Oncologica. Io posso trattare persone in terapia tramite massaggi linfodrenanti specifici, brevettati ovviamente per queste persone, tramite un massaggio decontratturante e poi vari trattamenti che vengono fatti sulla pelle in base a quello che poi la persona ha durante o dopo la terapia. La filosofia di base rimane una e unica, quello di tararsi sempre sulle esigenze delle persone, perché sono la cosa che dobbiamo ascoltare in maniera più forte, perché se noi riusciamo a star dietro alle domande, anche quelle non direttamente espresse, e riusciamo a capire di che cosa ha bisogno una persona, stiamo facendo bene il nostro lavoro.